Sì, come avete visto ci abbiamo provato, purtroppo stanno succedendo di tutti i colori. Ci dispiace tantissimo perché per noi era una partita fondamentale, però non dobbiamo mollare fino alla fine, dando il massimo come al solito e niente. Non molleremo fino alla fine. No, i stimoli ci devono stare per forza, no? Devono venire da dentro perché penso sia io che tutti i miei compagni vogliamo rimanere in Serie A. Questa è la nostra vita, il calcio, quindi non dobbiamo mollare fino alla fine, è il nostro lavoro e è importantissimo crederci, per questo non molleremo. Eppure eravate riusciti a pareggiare questa partita, avete costruito delle occasioni da rete nel primo tempo, poi nella ripresa c'è stato questo gol di Bebek, un po' come era successo anche per esempio a Crotone, dopo pochi minuti avete preso il gol del 2-1. Sì, purtroppo ci capita oramai spesso, abbiamo preso un gol dopo un minuto e purtroppo lì la partita è stata in salita. E poi siamo riusciti a riprenderla e niente, abbiamo ributtato come al solito tutto all'aria, però abbiamo fatto anche cose buone e dobbiamo cercare di ripartire almeno da queste. L'importante comunque, come ho detto prima, è non mollare fino all'ultimo, perché nel calcio può succedere di tutto. Quest'anno, come ho detto prima, ci sta succedendo di tutto, però dobbiamo andare avanti, non dobbiamo mollare e vincere, cercare di vincere il più possibile. Siamo partiti forte e siamo andati subito a fare il pari, poi dopo comunque la partita va giocata ancora con intelligenza. Non credo che fino al 2-1 stavamo soffrendo, quella è stata una palla messa in mezzo, non hanno neanche tirato. Abbiamo preso 3 gol senza mai un tiro reale in porta. Il primo è stato un mezzo tiro, il secondo un cross, il terzo è stato un altro cross. Certo che sicuramente abbiamo dei limiti, questo non lo possiamo negare, però comunque se ci mettiamo anche la fortuna che ci gira alle spalle, non voglio parlare di fortuna, però un episodio non ci gira neanche a nostro favore, è dura. Noi comunque dobbiamo continuare a lottare come abbiamo fatto oggi fino all'ultimo secondo. Se avessimo segnato il rigore sul 3-2 facevamo il forcing finale, non l'abbiamo neanche fatto. Diciamo che comunque è stata una partita giocata bene, potevamo giocarla un po' meglio, però credo che l'impegno non è mancato. Però evidentemente questa squadra deve cercare di metterci ancora qualcosa in più, forse a livello di concentrazione, perché prendere un gol dopo un minuto è sicuramente difficile. Eh sì, concentrazione, sono d'accordo, possiamo parlare di concentrazione, di attenzione, di qualità, però ripeto, nelle situazioni in cui siamo noi dobbiamo dare sempre il 110%, oggi l'abbiamo dato, speriamo che adesso recupereranno altri giocatori che sono venuti a gennaio e ci daranno una mano. Abbiamo ritrovato Bebek, che è una piacevole sorpresa, oggi ha fatto bene, sono contento per lui, ha fatto gol. Dobbiamo continuare a lottare fino all'ultimo secondo del campionato e solo così possiamo cercare di aggrapparci all'Empoli o qualsiasi altra squadra. È dura parlare di calcio dopo tutti gli avvenimenti che sono successi questa settimana. Per la verità ho dormito poco e male, perché pensare alle persone che stanno lì sotto, non si sa se stanno soffrendo, è dura. Siamo stati anche noi lì, conoscevamo il proprietario, sapere che è in difficoltà è una grande mazzata. Noi ci dispiace per tutto quello che è accaduto, siamo vicini ai familiari e speriamo che comunque questa situazione si risolvi e trovino qualcuno che è ancora in vita.